Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli, formatore, consulente e divulgatore nel mondo della fibra ottica. I più attenti di voi avranno notato che alle mie spalle è sparita la libreria, ma chi mi segue da tempo sa che difficilmente realizzo i miei video nello stesso posto per un lungo periodo, diciamo che sono molto itinerante, quindi anche questa è una soluzione provvisoria che poi tra qualche tempo cambierà in attesa, chissà, di una sistemazione definitiva che forse non arriverà mai. In apertura dei miei video dico sempre che sono un formatore. La mia principale attività consiste proprio nel tenere corsi di formazione sul tema della fibra ottica. Chi partecipa a un corso di formazione ovviamente lo fa per acquisire delle competenze che gli permetteranno di avvicinarsi con maggior facilità al mondo del lavoro. Sul fatto che queste competenze dovrebbero essere fornite dalla scuola possiamo aprire un enorme dibattito, ma non è questa la sede. In questo video invece voglio fare un po' di chiarezza, voglio cercare di riassumere quali sono le principali figure professionali impiegate nel mondo della costruzione delle reti a banda ultralarga, che ci tengo sempre a ricordare è solamente un settore, una delle applicazioni possibili della fibra ottica, ma che, numeri alla mano, è sicuramente il settore con il più alto numero di addetti. In Italia la costruzione delle reti a banda ultralarga, delle reti, chiamiamole le reti internet, quelle reti prima in rame e oggi in fibra ottica, è affidata fondamentalmente a due grandi aziende. Da un lato abbiamo la TIM, che ha ereditato il lungo passato glorioso della SIP prima e della Telecom, forse meno glorioso, poi. Dall'altro lato abbiamo la giovanissima Open Fiber, nata solamente nel 2015. Entrambe quindi sono impegnate nella costruzione di queste reti con due modalità per certi aspetti simili e per certi aspetti differenti. Il nuovo progetto che sta portando avanti TIM in collaborazione con Fastweb e un fondo di investimento americano si chiama FiberCop, mentre Open Fiber sta realizzando una propria rete nelle aree a maggiore densità abitativa, mentre si è aggiudicata i bandi pubblici, i bandi per la rete Bull, banda ultralarga, promossi da Infratel per cablare le cosiddette aree bianche, le zone con una bassa densità abitativa, dove di fatto un operatore privato avrebbe difficoltà ad andare a investire. Entrambe le aziende che ad oggi stanno lavorando in un regime di concorrenza e non sappiamo se in futuro verranno unite oppure no, questo è un argomento su cui sui giornali si legge quotidianamente, dicevo, queste aziende però non hanno la capacità da sole di implementare questi progetti, di costruire queste reti, hanno bisogno di appoggiarsi a delle altre grandi aziende, delle imprese di rete. In pratica, in maniera piuttosto analoga, sia TIM o FiberCop come preferite, sia Open Fiber devono appaltare la costruzione delle reti a alcune grandi imprese di rete. In Italia queste imprese di rete non sono tantissime, sono poche aziende abbastanza grandi impegnate su tutto il territorio. Poi alcune aziende gestiscono solamente delle zone, altre invece operano proprio in tutte le regioni. Solo per fare un esempio, non a titolo esaustivo, la più grande e la più storica di queste aziende è la Sirti, che non si occupa solo di telecomunicazioni ma lavora in moltissimi settori. Normalmente questi appalti prevedono una mole di lavoro enorme su territori anche molto ampi. Per questo motivo le sole forze di queste grandi aziende non sono sufficienti, quindi si troveranno nella necessità di appoggiare
appaltare a loro volta una parte più o meno consistente di queste attività a delle imprese più piccole sparse su tutto il territorio. Questo regime di subappalto, che a molti non piace perché toglie una parte di margine di guadagno alle piccole imprese che poi realizzano i lavori, di fatto è necessario, perché sarebbe impossibile per la sola TIM o FiberCop e la sola Open Fiber interfacciarsi direttamente con tutte le imprese sparse sul territorio italiano. A loro volta queste piccole imprese dovrebbero partecipare alle gare per aggiudicarsi questa lavorazione, e partecipare a queste gare è abbastanza complicato. Quindi le grandi imprese di rete fanno un po' da cuscinetto, da tampone, si interfacciano con i grandi operatori e gestiscono tutta quella parte burocratica, anche molto complessa, tengono una parte del lavoro per il proprio personale e subappaltano poi una parte delle attività alle imprese di rete più piccole, che potranno interfacciarsi con loro in maniera più diretta, molto più semplice. Ma quali sono le figure professionali coinvolte attivamente nella costruzione di tutte queste reti in fibra ottica? Quali sono quei ruoli a cui un ragazzo o una ragazza che ha appena preso un diploma può ambire? Per prima cosa ci vuole qualcuno che sia in grado di coordinare i lavori, e questa è la figura del project manager. Il project manager è un ruolo presente in tutti i settori, in moltissime aziende, anzi oggi è uno dei ruoli più richiesti. È una figura che è in grado di gestire appunto l'intero progetto, di capire che cosa bisogna realizzare, quali sono i mezzi a disposizione, quali sono tutti gli attori da coinvolgere. Il project manager quindi cerca di coordinare, di organizzare i lavori per far sì che si raggiunga l'obiettivo con il budget a disposizione entro il tempo di scadenza concordato. Sarà quindi il suo compito decidere chi deve fare che cosa e controllare che i risultati ci siano. Deve essere quindi una figura piuttosto esperta, che conosce un po' tutto il settore a 360 gradi. In molti casi è preferibile che il project manager sia una persona laureata, ma in realtà poi conosco tantissimi project manager che laureati non sono, ma grazie all'esperienza accumulata, a volte anche in non tantissimi anni di lavoro, appunto riescono a ricoprire questo ruolo con ottimi risultati. Quindi il project manager è un po' il coordinatore, l'organizzatore di tutte le lavorazioni. Chiaramente per la costruzione di una rete è prima necessario realizzare un progetto, e qui appunto appare la figura del progettista. Il progettista non è solo un semplice disegnatore, ma è un vero e proprio tecnico in grado di capire le esigenze del territorio. Il progettista deve eseguire dei sopralluoghi, deve capire quante utenze sono da collegare, da rilegare all'interno di una zona, deve capire quali sono i vincoli oggettivi nella realizzazione di un progetto, deve valutare le migliori strategie per la costruzione di queste reti, ad esempio stabilire se occorre realizzare uno scavo oppure se è meglio far passare un cavo su un percorso aereo, su una palificazione. Dovrà essere in grado di scegliere il tipo di cavo corretto da impiegare in una lavorazione. Dovrà anche scegliere i punti strategici in cui collocare, ad esempio, gli armadi di ripartizione stradale, oppure la posizione dei pozzetti, la posizione dei giunti. Dovrà scegliere quante fibre andranno distribuite sui vari cavi in base appunto al numero di utenti già presenti sul territorio e a quelli che potrebbero arrivare in seguito, ad esempio prevedere la costruzione di un edificio dove oggi c'è solamente un campo. Una volta raccolte tutte queste informazioni, il progettista torna in ufficio e realizza proprio il progetto, quindi la costruzione, il disegno di come dovrà essere la rete
una volta completata la posa dei cavi e l'aggiunzione. È chiaro quindi che un buon progettista deve avere un'ottima conoscenza delle architetture di rete, deve sapere, almeno in maniera approssimativa, quali sono le problematiche tecniche nella realizzazione delle varie lavorazioni pratiche di giunzione o di posa dei cavi, deve essere in grado di gestire i rapporti professionali con il project manager da un lato e con chi fa la vera implementazione in campo dall'altro, e soprattutto deve sapersi districare bene con la burocrazia, perché ad esempio se c'è da realizzare uno scavo o da piantare un palo occorre sapere chiedere i permessi. Quella del progettista quindi è una figura molto interessante. Anche in questo caso la laurea potrebbe essere un qualcosa in più, ma ci sono tantissimi progettisti che hanno semplicemente un diploma, ad esempio un diploma da geometra oppure in qualche istituto tecnico orientato alle telecomunicazioni. È sicuramente un piccolo vantaggio. Chiaramente per una figura così specifica sono consigliati gli appositi corsi di formazione. Arriviamo poi in campo, arriviamo finalmente in cantiere. Chiaramente per realizzare il progetto di una rete, per prima cosa bisogna pensare a tutta quella parte infrastrutturale. Bisogna posizionare i pali, bisogna installare i pozzetti, posizionare le tubazioni. In questo caso ci sono delle imprese edili che sono specializzate, ad esempio, nello scavo per la posa delle tubazioni per la fibra ottica. Ormai non è più sufficiente avere uno scavatore o una ruspa. Ci sono delle tecniche molto avanzate, come ad esempio la microtrincea, che permettono di realizzare scavi molto lunghi in tempi molto brevi, creando pochissimo disagio ad esempio alla circolazione stradale. Quindi anche in questo caso, nonostante si tratti di un lavoro dove, permettetemi il termine, bisogna sporcarsi le mani in cantiere, ci vuole comunque della manodopera specializzata che sappia correttamente utilizzare questi macchinari e realizzare questi particolari scavi, posare correttamente le tubazioni e che sappia leggere correttamente un progetto. Il compito quindi di queste squadre è di preparare la strada per quelli che arriveranno dopo, che saranno i posatori. I posatori ovviamente hanno il compito di posare i cavi. Ovviamente anche il posatore è un lavoro molto fisico, un lavoro sicuramente faticoso, ma non bisogna pensare che si lavori solamente con la forza delle braccia. Ci sono delle tecniche ormai dire innovative non ha più senso, visto che esistono da molti anni, comunque delle tecniche non tradizionali di posa, ad esempio tramite la soffiatura. Con delle apposite macchine soffiacavo, se la tubazione è stata realizzata correttamente da chi ha costruito l'infrastruttura, sarà possibile posare pezzature di cavo molto lunghe, anche da chilometri, in pochissimo tempo, con relativamente poca fatica. In fase sperimentale, per alcune pose aeree su tracciati molto complessi in zone di montagna, sono stati utilizzati i droni. Quindi sicuramente quello del posatore è un lavoro fisico, ma la tecnologia ci mette a disposizione degli strumenti per alleggerire un po' il lavoro e migliorare le nostre performance. È bene quindi che anche il posatore abbia un minimo di formazione su come, ad esempio, utilizzare correttamente le macchine soffiacavo per non rischiare di rovinare i cavi durante la posa. Lavorando spesso sui cantieri, lavorando spesso in quota, è ovviamente obbligatoria una formazione sulla sicurezza, ma questo riguarda tutte le figure che lavorano in maniera attiva in campo. Dopo i posatori arrivano i miei preferiti, che sono i giuntisti. La parola giuntista non rende davvero l'idea di quello che consiste l'attività di questi tecnici, che devono essere, a mio parere, altamente qualificati. Il termine giuntista fa pensare a un tecnico che prende le giuntatrici e giunta le fibre, che attacca i fili. Ma il giuntista è molto di più.
Intanto è in grado di leggere correttamente una cartografia, un progetto, un sinottico di una rete. Deve essere in grado di interfacciarsi con il progettista e con il posatore. Spesso un bravo giuntista è stato posatore a sua volta e potrebbe diventare un progettista. Attenzione però, una figura professionale non è migliore di un'altra, è semplicemente diversa. Il giuntista sa maneggiare con cura i delicati cavi in fibra ottica per tutte le lavorazioni, di cui la giunzione è semplicemente l'ultima attività. L'ultimo tassello che va a completare un lavoro molto lungo di preparazione, di suddivisione delle fibre. Pensate cosa potrebbe succedere se durante il cablaggio di un giunto che distribuisce le fibre da un cavo principale su tanti cavi più piccoli, il giuntista sbagliasse l'ordine di giunzione e quindi mandasse delle fibre che devono andare verso una zona, verso un'altra zona. È chiaro che quando si ha poca esperienza si inizia con attività di giunzione molto semplice, ad esempio dei box di terminazione, dei PTE che abbiamo nei nostri palazzi. Ma quando un giuntista acquisisce molta esperienza è in grado di realizzare lavorazioni molto più complesse e molto più delicate. Ed è anche in grado di localizzare e di riparare i guasti. Perché un guasto spesso non è dovuto alla semplice rottura di un cavo. In quel caso la localizzazione è abbastanza semplice. Se il cavo si è rotto in un punto è chiaro che bisognerà intervenire nelle vicinanze per la sostituzione di una tratta di cavo, per la riparazione nel punto in cui è avvenuta la rottura. Ma spesso le cause di guasto possono essere anche molto più nascoste, più complicate. È qui quindi che si vede la bravura di un bravo giuntista, che diventa quasi un detective, che sa intervenire, sa cercare il problema e sa trovare la soluzione migliore. Quando un giuntista ha delle buone competenze, delle buone conoscenze sulle reti e sulla fibra ottica, diventa anche un collaudatore. Il collaudatore, che può essere un giuntista, ma in alcuni casi è una persona che fa solo questo, principalmente utilizza uno strumento abbastanza complesso che si chiama OTDR per realizzare le misure di collaudo. È vero che questi strumenti oggi sono sempre più automatici, ma per lavorare correttamente occorre una ottima conoscenza del funzionamento delle fibre e poi anche di come funziona lo strumento, che tutto sommato per chi è abituato a maneggiare strumentazione elettronica poi non è così complesso. Come dico sempre ai miei ragazzi in aula, il problema non sono i tasti da schiacciare, ma è sapere come leggere e interpretare la misura che vediamo sullo schermo. Il collaudatore quindi effettua tutte quelle misure per determinare la qualità di una rete. Se necessario, può fare anche tutte quelle misure necessarie a localizzare la causa di un malfunzionamento. Esistono poi delle figure altamente specializzate di collaudatore che vengono impiegate quando occorre attivare dei sistemi che richiedono altissime prestazioni. Ad esempio per i grossi collegamenti regionali, nazionali, internazionali ad altissima velocità su lunghissime distanze. In questo caso la misura con OTDR non è più sufficiente, ma si utilizzeranno analizzatori di spettro e si realizzeranno altre misure più complesse, appunto per mettere in funzione questi sistemi che lavorano con potenze e con velocità molto molto alte. Il numero di questi addetti è però ovviamente molto più ridotto rispetto a quelli che troviamo quotidianamente in campo nella costruzione delle reti di distribuzione FTTH. Una volta che abbiamo costruito le infrastrutture, posato i cavi, realizzato tutte le giunzioni e collaudato la rete, è possibile finalmente attivare i clienti. Ecco che interverrà un'altra figura, quello del tecnico appunto dedicato alle attivazioni, il tecnico delivery, quello che fa la consegna all'utente finale. Il tecnico delivery è quello che verrà nelle nostre case a installare la borchia ottica, è quello che tirerà l'ultimo segmento di cavetto dalle scatole di terminazione esterne, dai PTE sulla facciata del palazzo o sul palo, fino dentro casa. È quello che installerà l'ONT, installerà il router e si assicurerà che la nostra connessione sia attiva. Dopo aver salutato il tecnico delivery che ha completato la sua attività,
potremo finalmente iniziare a utilizzare la nostra connessione e da quel momento inizieremo anche a pagare ovviamente l'abbonamento alla connessione, all'operatore che abbiamo scelto. L'attività del tecnico delivery non è forse complessa come quella del giuntista, ma sicuramente presenta delle altre difficoltà. Uno dei problemi più diffusi è proprio la difficoltà nel posare l'ultimo raccordo di cavetto per entrare negli appartamenti dei clienti, perché spesso i palazzi non sono predisposti. Per coordinare le attività dei posatori, dei giuntisti e dei tecnici delivery ci vuole una figura in grado di prendere appuntamenti, mettere tutti nelle condizioni di lavorare e di gestire gli imprevisti, ad esempio riappuntamentare un'attività che siamo stati costretti a interrompere per un qualunque problema. Questa figura è l'assistente, lo dice la parola stessa, non si tratta del capo, anche se molto spesso è il responsabile, ma di un collega che svolge un ruolo diverso, in pratica è a disposizione di tutte le squadre in campo per metterle nelle condizioni migliori di lavorare, distribuire le varie attività da svolgere durante la giornata e trovare una soluzione quando c'è un problema. Anche se in apparenza quindi sembra che l'assistente dia degli ordini, in realtà il suo compito è quello di coordinare tutta la squadra, un po' come un allenatore, per raggiungere un obiettivo comune. Se tutte le squadre sono riuscite a portare a compimento le loro attività nei tempi previsti, è sicuramente anche grazie alla buona capacità di coordinamento dell'assistente. L'assistente deve assicurarsi che tutti i tecnici abbiano le opportune strumentazioni per eseguire i lavori, che abbiano i DPI per la sicurezza. Deve gestire in maniera intelligente il tempo delle squadre, ad esempio ottimizzando gli spostamenti. Un bravo assistente deve conoscere molto bene il lavoro in campo per sapere, ad esempio, quante persone sono necessarie per una lavorazione, quanto tempo potrebbe essere necessario e quali tipologie di imprevisti si potrebbero incontrare. Un'azienda dove c'è un buon dialogo tra le squadre in campo e il relativo assistente sicuramente è un'azienda che avrà degli ottimi risultati nel tempo. Tutte queste figure sono più o meno distribuite sia all'interno dei grandi operatori Telecom, Open Fiber e nella stessa Infratel, sia nelle grandi imprese di rete, sia nelle piccole imprese di rete che lavorano in subappalto. Fino a qui abbiamo parlato di dipendenti di aziende più o meno grandi, ma il settore della fibra ottica dà enormi possibilità anche agli artigiani e ai liberi professionisti. Proprio poche settimane fa il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti ha detto che sarebbe buona cosa coinvolgere anche tutto quell'enorme esercito di antennisti che sono presenti ovunque nella costruzione dell'ultimo pezzettino delle reti. Poiché gli antennisti sono quelli che conoscono molto meglio i palazzi dove lavorano, il passaggio dei cavi, sono anche le figure probabilmente più adeguate a realizzare le predisposizioni in fibra ottica. In pratica realizzerebbero una parte del lavoro del tecnico delivery che se trovasse la predisposizione già realizzata poi dovrebbe solo preoccuparsi dell'attivazione della connessione, dell'installazione dell'ONT e del router. A mio parere l'idea è molto interessante perché oltre a dare un po' di spinta, di rapidità a tutte queste lavorazioni, va anche incontro a quello che dice la legge 164/2014 in merito alle predisposizioni condominiali. Sì, è una legge del 2014 che dice che nei palazzi di nuova costruzione deve essere presente un'infrastruttura in fibra ottica già pronta. Questa infrastruttura dovrà distribuire negli appartamenti dell'edificio tutti i servizi, quindi
I servizi TV, il videocitofono, la videosorveglianza, sì, se non lo sapevate, sono tutti servizi che si possono distribuire in fibra ottica e oltretutto questa rete è già predisposta, è già pronta per l'operatore di rete che quando arriverà alla base del palazzo troverà appunto il cavetto già pronto. Una volta eseguito il collegamento alla base del palazzo, la linea sarà già pronta in casa dell'utente. La realizzazione di questi impianti condominiali multiservizio quindi è sicuramente un'attività che interessa gli antennisti, gli elettricisti, tutte quelle piccole imprese, artigiani, liberi professionisti che lavorano qua e là su tutto il territorio. Queste sono le figure principali impegnate nella costruzione delle nostre reti a banda ultralarga. Sicuramente avrò dimenticato qualcuno o qualcosa, ma seppur in maniera approssimativa spero di aver dato un quadro abbastanza esaustivo di quella che è la situazione, di quelle che sono le possibilità che offre questo enorme mercato della fibra ottica in Italia. Io sono Alessio Martinelli, vi ringrazio per l'attenzione, il mio sito alessiomartinelli.it oppure fiberspecialist.it. Vi aspetto al prossimo video.